Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo vlog. Oggi è lunedì 9 agosto e questa qui è la giornata, sono le 17:20. Io adesso vi faccio vedere. Sono andata già a stendere di sotto. Adesso le bambine stanno, dice Sabrina, e qui c'è Giada. Tieni i guanti. Vabbè, quando pittori stanno pitturando la cassapanca, questo qui è il sotto della cassapanca. Non, a parte il nero che lo sta facendo adesso, non vi diciamo come l'andiamo a fare nel risultato finale, diciamo così poi lo vedete. Questa qui andrà in camera dei ragazzi, ma non più con le lenzuola dentro come era prima, ma boh, poi vedremo cosa metterci dentro. Ancora non abbiamo deciso e io intanto ho iniziato a stendere adesso, così almeno la roba si asciuga, visto che hanno detto che ci sarà un bel tempo per tutta la settimana, ne approfitto per lavare un po' di roba.
giorno. Oggi è... Ciao video. Ciao video. Oggi è... Martedì. Sì, oggi è martedì. 10. Sì, perché ieri era 09, oggi è 10. Ah già, sì. Oggi infatti è San Lorenzo, quindi... buon onomastico a tutte le persone che si chiamano Lorenzo o Lorenza. Anche la maestra, dobbiamo fare gli auguri. Vero. E anche mio fratello si chiama Lorenzo. Infatti stamattina gli ho già fatto gli auguri per l'onomastico. Noi ci vedete in macchina perché stiamo uscendo. Stiamo andando ad Acqui, dobbiamo andare in discarica, buttare via alcune cose, poche, non tante. E poi dobbiamo andare alla prealpina a prendere... Ma perché si vede così? Sei correndo? Aspettate che... Ma non si vedeva già. Ciao! Dobbiamo andare a prendere alcune cose che ci servono per andare avanti con i lavori. Perché c'è il sole, secondo me. O forse siamo noi che lo vediamo male dallo schermo del telefono. Vabbè, comunque dobbiamo andare a prendere queste cose. Poi volevo andare al mercato da quella signora per andare a prendere un po' di verdura, non tantissima. E poi volevo andare anche poi devo andare anche sino dal signor, da quel signore che è venuto per la botola, che è una ditta grande, per andargli a dare l'acconto per ordinare appunto il pezzo che serve, la serratura, eccetera eccetera. E niente, quindi questo, siamo in giro per fare questo e cercherò di portarvi con noi per quanto possibile nelle varie situazioni. E niente, basta. Stamattina ho anche chiamato per andare a fare il collaudo, la revisione, e abbiamo appuntamento il 23 di agosto perché adesso sono in ferie. E basta. E quindi piano piano veniamo a sistemare un po' tutte le varie faccende che ci sono. E volevo anche passare dalla cartolibreria dove ho ordinato i libri per i ragazzi e vediamo se riesco a farlo, perché non credo proprio che ci riesco, perché siamo usciti tardissimo, sono le 10:30, quindi dubito che riusciremo a fare proprio tutto, ecco. Sicuramente in cartolibreria non ti riusciamo a passarci, ma ci passerò poi un altro giorno. Vabbè, adesso mi concentro sul guidare e noi, vabbè, ci aggiorniamo quando torniamo a casa, così vi faccio vedere quello che abbiamo preso e intanto magari vi facciamo vedere qualche cosina che man mano che andiamo, ecco, insomma. E basta, ci aggiorniamo più tardi. Ciao. Sapete. Prima commissione fatta, abbiamo portato l'acconto per la botola e adesso dobbiamo aspettare fino più o meno a metà settembre prima che ce la venga a cambiare, quindi sappiate che fino più o meno alla fine di settembre non ci sarà l'home tour. Intanto così andiamo comunque a sistemare anche tutte le varie cosine che ci sono e ci riusciamo più o meno a completare. Perché sicuramente non riusciremo completamente, però vediamo di sistemare un bel po' di cose, quindi penso che arriverà intorno a fine settembre, ottobre, così adesso vediamo. Comunque il periodo è quello, sicuramente non prima di settembre, non prima di fine settembre. No, anche perché le finestre me le vengono a mettere a fine settembre. Questo grosso è grosso. Aspettiamo. E quindi penso uscirà a ottobre, non tu. Perché volevo aspettare almeno le cose grosse, quindi porte, finestre, la botola, così, e le stufe, di averle montate, in modo che poi riesco a farvi l'home tour come si deve. Perché in modo che ce l'avete più o meno con la casa finita. E niente, quindi adesso invece andiamo alla prealpina.
alla prealpina? Andiamo in discarica, che me l'ero dimenticata. Sono belle che è andata, scusate. Sono proprio belle che fu. Sabrina? Allora, preparo, è già pronto. Fate rientrare i cani. Allora, siamo arrivati a casa e volevo farvi vedere cosa abbiamo preso al mercato. Dunque, quello che vedete in questa cassetta, non si vedono tanto perché sono viola, però qua sotto ci sono delle melanzane, questi due meloni, cioè questo melone tagliato, questi due meloni più questo, ce li ha regalati. Queste cose qui ce le ha regalate, le melanzane sono anche qua sotto. Poi questa anguria anche ce l'ha regalata. Io ho preso queste pesche che sono le solite, però ne ho prese di meno, e questi due meloni che mi ha messo a meno perché sono un po' spaccati qui. Poi ho preso una cassettina di peperoni perché li voglio rifare ripieni, sia vegetariani che con la carne, così almeno vi faccio vedere anche come l'ho fatta l'altra volta, e volevo provare una ricetta per farli vegetariani. Qui sotto invece ci sono delle altre pesche che però ci ha regalato, aspettate, queste con questa mela, e andrò a rifare la marmellata. Ovviamente essendo meno ne verrà meno, la vado a mettere su subito oggi, così almeno, come vedete, le pesche sono un po' toccate, ma veramente poco, quindi la vado a mettere su subito, così almeno facciamo un altro po' di marmellata e la possiamo mettere via. Poi delle patate, aspettate che levo la cassetta con i peperoni così vi faccio vedere bene. Delle patate, perché quelle le abbiamo fatte andare tutte, perciò ne ho prese delle altre, magari da fare bollite, oppure per rifare di nuovo le patatine. Adesso vediamo. Poi ho preso una borsona di zucchine, vi faccio vedere quanto è grossa e piena la borsa, più o meno. Non vi so dire il peso perché sinceramente... ma anche queste qua me le ha messe un po' a meno, e le ho prese così, ho preso quelle che so che ci occorrono, che mangiamo, e sono tante comunque. E poi qui ci sono delle altre cose, ma aspettate che devo spostare le cassette, se no non vedete. Ok, allora ho preso un po' di banane, ne ho prese un po', un caschetto un po' più mature, e poi altre un po' più indietro, tanto col caldo che fa maturano. Poi mi ha dato queste pesche piccine, cioè la mia mano, che però sono durine, non sono mature, ce n'è solo una che ho visto che è da buttare, ma ho visto che ha fatto che rovesciarle dentro e me le ha date. Poi ho preso queste prugne di questa tipologia qui, e queste altre che mi hanno fatto venire in mente mio nonno, la campagna, e veramente tantissimi anni fa, perché io ero piccola, e quindi niente, ho preso anche quelle. Poi ho preso delle arance perché vorrei fare la spremuta al mattino, perché non so, ho visto le arance e mi è venuta voglia di spremuta. Poi dei cetrioli, perché non ne abbiamo più, e da mettere insieme i pomodori stanno benissimo. E delle pere, ma ne ho prese proprio poche, per Gabriele, perché lui ama le pere, quelle dell'altra volta alla fine non è riuscito a mangiarle perché erano troppo mature, e quindi gli ho preso delle pere, così almeno sono un po' più durette queste qua e almeno riesce a mangiarle. E poi adesso vi faccio vedere il finale. Il finale è una cassettona di nuovo di pomodori. Sono sporchi un po' di terra perché hanno proprio la campagna loro, quindi li puliscono, magari certi comunque rimangono sporchi. Però comunque abbiamo preso un'altra cassettona di pomodori perché adesso che fa caldo sono veloci e
e si mangiano, almeno io li mangio volentieri, i bambini indi, però e basta, questa qui è tutta la frutta e la verdura che abbiamo preso. Ho speso 73 euro, volevo spendere un po' di meno, ma alla fine ho speso tanto come le altre volte. E basta, adesso sistemo un attimino questa frutta, questa verdura, e poi vi faccio vedere cosa abbiamo preso alla prealpina. Va bene, non gridate. Allora, alla prealpina abbiamo preso un'altra latta di bianco, che però è ancora in macchina perché per il momento ci serve, ma non ci serve ora. Poi ho preso il cemento bianco in polvere, ideale per piccole riparazioni, e vi farò vedere poi perché cosa ci serve, cioè poi lo vedrete strada facendo. Lo smalto all'acqua satinato bianco, poi delle mascherine, queste qui erano 2 per 50 centesimi e allora le abbiamo prese da tenere lì di scorta, una confezione da 10 di queste mascherine qui bianche, poi due pennelli così, uno ci servirà per dare lo smalto bianco e uno invece poi per dare il primer. E poi delle vitine autofilettanti, e purtroppo la confezione era solo così, non ce n'era da meno, e quindi ho preso 4 cerniere che ci serviranno per sistemare la cassapanca. E niente, insieme ho preso queste viti qua e basta. Questo qui è tutto quello che abbiamo preso. In tutto abbiamo speso circa 50 euro, perché già solo il bianco ne costava 20, questa 10, quindi sono già 30, e poi niente, poi tutte queste altre cose qui. E boh, adesso vado a mettere a posto tutto quanto e poi oggi pomeriggio dobbiamo iniziare a fare degli spostamenti, a levare delle cose in camera delle bambine, di modo che poi domani si comincia a dare, passare la candeggina dove va passata, anche se adesso vi faccio vedere una cosa, aspettate. Ho trovato che avevo comprato questo prodotto rimuovi muffa, e siccome ho finito la candeggina andrò a passare questo prodotto qui nella camera delle bambine in alto, cioè dove c'è la muffa, andrò ad usare questo qua, e quindi oggi dobbiamo iniziare a sistemare in modo che domani iniziamo da una parte a dare questo per rimuovere la muffa e dall'altra a dare proprio il bianco. Quindi via, adesso sistemo e così almeno poi iniziamo a fare qualcosa, perché sennò qui non ce la sbrogliamo più. Ci aggiorniamo dopo, ciao. Allora, come vi dicevo, sono andata a pulire le pesche e c'erano anche delle albicocche, e allora ce le ho buttate dentro perché erano tanto poche, super mature, allora le ho buttate dentro, quindi questa sarà una marmellata di pesche e albicocche. C'era anche una mela e quindi ho buttato dentro anche quella, e quindi basta. Adesso poi devo ricordarmi, che ho trovato le etichette, di andare ad applicare sui barattoli quelli già pronti, così almeno mi ricordo che marmellata è. Comunque adesso sta cuocendo piano piano, la lascio andare, intanto noi andiamo a fare qualche lavoro ancora di sopra. Sono già le 4:30, perciò alle 6 poi devo scendere per preparare la cena, quindi non riusciremo a fare tantissimo, però intanto un pochettino andiamo avanti. Ah, e siccome la frutta era meno, ho messo solo 10 cucchiai di zucchero e basta. Anche qui non sono andata a pesarla, perché tanto, come vi ho già detto, qualsiasi è il peso, io non supero mai un tot di zucchero, anche perché la frutta è talmente tanta matura, è già talmente tanta dolce lei, che verrebbe altrimenti troppo troppo dolce. E la marmellata di pere che abbiamo già assaggiato, perché cioè ce n'era poca in un barattolo, quindi non lo riempiva tutto, perciò
L'abbiamo tenuta fuori, l'abbiamo mangiata, era perfetta come dolcezza. Pia, non aprire le viti. Quindi adesso andiamo su e facciamo qualche altro lavoretto e niente. E boh. One, two, three.